Social J Talk Show, siamo in un locale storico, Scaringi, in Viale Monza a Milano. Oggi ho il piacere di presentarvi Alessandra De Luca. Alessandra De Luca è una persona che io amo perché ti stimo, Alessandra, perché tra tutti i miei colleghi si staglia questa figura minuta, sembra una libellula, sembra una farfallina, che ha una caratteristica rispetto alle persone che si incontrano comunemente, cioè è una persona che è riuscita ad inventarsi la vita. A 40 anni lei ha deciso di mollare quello che stava facendo di sana pianta per ripartire da capo con la passione del suo cuore. Ora la conosceremo. Alessandra, benvenuta. Grazie. Chi era Alessandra da piccola? Era una bambina molto allegra, molto solare, che leggeva da subito. Dalla prima elementare ho iniziato a leggere un sacco di libri, tanto che in prima elementare ho vinto il premio di lettura ad alta voce. Come mai poi, finita la scuola, ti sei data una carriera, diciamo, non propriamente coerente con questo tipo di esordio della tua vita? Cos'è successo? Perché in realtà poi io mi sono innamorata delle lingue. Ok. Mi piacevano le lingue. Sì. E quindi il mio cammino è andato un po' in quella direzione. Quando avevo 20 anni mio padre mi ha detto: guarda che tu dovresti fare l'attrice, e io, come tutti i figli che non ascoltano i genitori, ho detto: figurati, lo dice perché è mio padre. E sono andata per un'altra strada, volevo studiare lingue, e così ho fatto. Ho studiato lingue pensando di fare l'interprete e la traduttrice. C'è stato qualcuno che mi ha detto: ma senti Alessandra, ma a te non piacerebbe lavorare nel marketing? Cos'è il marketing? Insomma, parliamo di tanti anni fa, no? E non sapevo bene cosa fosse il marketing. Però una lampadina si è accesa e mi sono buttata. E hai lavorato per 15 anni? Per 15 anni ho lavorato nel marketing e nella comunicazione, facendo una classica carriera all'interno delle aziende, agenzie di pubblicità, società di consulenza. Ero comunque una persona molto curiosa, e che ogni 2-3 anni cambiava lavoro, e quindi questo mi ha dato l'opportunità di crescere molto in fretta e di amare un mondo che inizialmente era sconosciuto, per cui non avevo studiato. Mi sono laureata poi lavorando, perché comunque io lingue le avevo studiate alla scuola interpreti. Mi rendevo conto che, avendo cambiato strada e lavorando nelle aziende, una laurea era necessaria, e quindi mi sono anche laureata. Però poi è successo qualcosa, cioè mi rendevo conto che mi sentivo prigioniera, si può dire. Certo. Mi sentivo inscatolata in qualcosa che sì, da un lato mi piaceva, ma sentivo che c'era dell'altro. E in contemporanea, infatti, guarda caso, attorno ai 32-33 anni avevo iniziato a studiare recitazione, ovviamente per diletto. Questa è la cosa, che per 10 anni Alessandra si è fatta corsi di recitazione, corsi di dizione, corsi di doppiaggio, di speakeraggio, lettura interpretata, in quei 10 anni che si poteva fare. Mi fai pensare a quelle eroine, sai, quelle Wonder Woman, entrano in ufficio la mattina vestite, sai, con il loro completino, sì, così, in ordine, cioè. E poi c'è questo lato artistico che a un certo punto non ce la fa più. E è successo. Qual è stato l'evento scatenante che ti ha convinta a mollare tutto e a prendere la mongolfiera? Allora, ci sono stati due momenti fondamentali. Il primo è stato che, lavorando nel marketing e nella comunicazione, ovviamente mi capitava di lavorare per campagne pubblicitarie, televisive, radiofoniche, con speaker, doppiatori, attori. Ci parlavi al telefono. E poi li vedevo, li incontravo, e già studiavo recitazione, quindi qualcuno mi aveva detto: guarda che tu dovresti lavorare con la voce, guarda che potresti avere un futuro. E quindi questo mi appassionava, quindi c'è stato un momento in cui ho detto: va bene, vado avanti a studiare e mi preparo. Il secondo momento, che è stato quello invece vero, in cui da 2-3 anni scalpitavo, mi rendevo conto che non ce la facevo più a stare in quella scatola lì, è stato un licenziamento. Che per tutti è una tragedia di solito.
Invece questo si è rivelato il trampolino di lancio per te? Eh sì, è stato... Che avevi già la tua bella preparazione. Avevo ormai già... fatto i miei 10 anni, come hai detto tu, più o meno, di tanti corsi, tante cose. Bellissimo. E il licenziamento per me è stata la grande opportunità che aspettavo, perché ci vuole tanto coraggio effettivamente a lasciare una carriera ormai instradata, i classici lavori a tempo indeterminato, quelli che tutti sognano, no? E ci vuole del coraggio, cioè hai il mutuo, insomma la tua vita che a 40 anni chiaramente ha tanti blocchettini che devi controllare. È questo, no? Che mi affascina. Ci vuole coraggio. A me il licenziamento... Come hai trovato questo coraggio? Ha dato quel coraggio. Che cosa diresti a tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento e che stanno aspettando, non lo so, il là, un diapason, un'ispirazione, un aforisma, qualcuno che gli dica qualcosa? Che messaggio hai per tutti loro? Io spero di non essere banale, però vorrei dire che il sogno che si porta nel cuore, e il mio sogno nel cassetto lo sapevo che era quello di lavorare con la voce. Paradossalmente lo sapevo da quando avevo 7 anni, ma non l'avevo capito, però a un certo punto della vita l'ho capito. Quel sogno lì bisogna inseguirlo, bisogna lottare con le unghie e coi denti contro tutte le convenzioni, tutti quelli che ti dicono ma sei matta, ma no, ma hai un bel mestiere, un bel lavoro. I doppiatori che mi dicevano: Alessandra, ma tu sei completamente fuori di testa, perché non ti rendi conto, non potrai farlo questo mestiere, non si può iniziare a 40 anni. E vabbè, forse sono stata matta. Però bisogna seguire il proprio cuore, sempre. C'è un vecchio proverbio che recita: aiutati che il ciel t'aiuta. Io ci credo. Credo che quando noi facciamo un primo passo di fede in direzione dei nostri sogni, qualcosa di ineffabile, non si può percepire quei 5 sensi, ma qualcosa accade e ci favorisce. Perché stiamo seguendo la nostra vera natura, la nostra vera essenza, la nostra vera identità, i nostri valori, tutto quello in cui crediamo nella vita possibile. E quindi, Alessandra, io ti ringrazio per aver preso parte al J-Talk Show di oggi. La tua testimonianza so che è preziosa e so che verrà accolta con molto interesse, molto piacere dalle persone che ci seguono. Sì, aggiungerei solo una cosa. Certo, posso? Assolutamente. Seguire i propri sogni col cuore, ma bisogna prepararsi. Certo. Molto. Cioè, certo. Non si può pensare che ci si sveglia una mattina e da domani faccio il doppiatore, da domani faccio l'esperta di comunicazione, da domani faccio un'altra cosa. Bisogna prepararsi. E se ci si prepara, allora i sogni sono lì, a portata di mano. E con questo noi ci riaggiorniamo, magari a un tuo prossimo step importante di carriera, se vorrai, sei la benvenuta. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao. Mitica. Sì. E poi sai un'altra cosa? Cioè, bisogna prepararsi tanto, però un'altra cosa fondamentale è che bisogna essere umili. Perché quando fai una carriera di un certo tipo, no? Tu sei già arrivato a quel punto lì, no? E sai chi sei? Sei direttore marketing, sei responsabile di questo, di quello. Cambi vita, volti pagina, un'altra cosa completamente diversa dove ricominci da zero e non sei più nessuno. Verissimo. Sei solo Alessandra De Luca, nessuno ti conosce, vai a bussare alle porte, toc. E l'umiltà devi averla e diventa una forza, perché se invece sei in qualche modo arrogante, no? Perché vieni comunque, hai fatto tante cose nella vita, sì, ma prima non contano più. Ricominciare da zero vuol dire questo, essere umili. Mi viene voglia di farti un'altra domanda, anche se siamo, cioè tanto siamo tra me e te. Siccome io credo che nulla avvenga per caso, tutto quello che tu hai studiato di comunicazione e di marketing ti è stato utile poi per il tuo brand? Ti è utile per promuoversi a livello professionale? Tantissimo. Farti conoscere, la comunicazione, il modo in cui ti poni? Per quello che penso che tutto poi si incastra. Tutto poi si incastra. Aver studiato le lingue mi aiuta, perché quando ho in cuffia l'inglese per me è una passeggiata, il tedesco me la cavicchio, il francese non lo so, ma
mi arrangio, no? Sì, sì, sì. È stato un aiuto. Wow. Quindi importante. Il marketing e la comunicazione, figurati se non mi ha aiutato. È stato utilissimo. Certo. Tante volte nel nostro mestiere mi dicono, cavolo però, come si vede che tu non hai fatto solo l'attrice e la doppiatrice? Wow. Perché hai una visione totale e chiaramente sei anche... capace di promuoverti in un certo modo, di agire in un certo modo. Non voglio fare la presuntuosa, attenzione. Ti capisco, però è stato tutto utile. Credo di capirti. E se non avessi avuto alle spalle quel pezzo lì, credo che avrei sarebbe fatto stato diverso, sarebbe stato più difficile ancora. Certo. No? Ti voglio confidare una cosa che non ti ho ancora detto, che